Nel centro di Perugia c'è un luogo di pace, di silenzio, di raccoglimento. È il convento di San Domenico. Ma se si scende in profondità, ecco emergere l'altra sua faccia. Qui, in un dedalo di corridoi e stanze, sono raccolti milioni di documenti che raccontano le pagine più nere della storia della Repubblica Italiana. È in questo luogo che sono nascosti segreti ancora chiusi nelle pieghe del tempo. E c'è chi, quei segreti, sta cercando di svelarli. È Davide Vecchi, un giornalista che da oltre un anno sta studiando le 800.000 pagine di atti giudiziari dell'Archivio di Stato di Perugia. Sono atti che arrivano da diverse procure d'Italia e che raccontano le inchieste sui misteri della Prima Repubblica. Si tratta di un periodo oscuro, la stagione delle stragi. Una stagione che ha una data d'inizio, il 12 dicembre 1969, e un luogo, il salone di una banca a Milano, in Piazza Fontana. Venerdì pomeriggio in Piazza Fontana dal 1923 per tradizione si svolgeva il mercato degli agricoltori. Nel pomeriggio invece si trasferivano nella cosiddetta rotonda, cioè nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano. Padre Carlo tutti i venerdì si recava in Piazza Fontana e la banca era eccezionalmente aperta fino alle 17:30. Quando finivano, chiamavano il funzionario di banca e per sancire la fine della discussione si stringevano la mano. E io col taglio della mia mano destra spaccavo la stretta di mano e sancivo finita la discussione. C'erano quasi 150 clienti, parecchi seduti o in piedi attorno al grandissimo tavolo ottagonale che era al centro della rotonda, un tavolo molto pesante, di rovere con le borchie in ferro. In questo tavolo ottagonale c'erano sedute le persone che ovviamente facevano le loro contrattazioni. Sotto il tavolo c'erano i pacchetti anche di piccoli regali che gli agricoltori facevano per i loro nipoti e le loro famiglie. Mio padre ha esclamato dicendo: ma signore, si sente odore di bruciato. Papà sfortunatamente si è seduto nel posto sbagliato. La bomba era qui. Silent in the
restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, this tenement halls whispered the sounds of silence. Piazza Fontana continua l'opera dei vigili del fuoco, dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza e dei vigili urbani sul luogo dove alle 16.30 una bomba ad alto potenziale ha seminato la morte e la distruzione. L'esplosione è avvenuta nella sala contrattazioni della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, questa che vedete. In quel momento il salone era affollato perché oggi era giorno di mercato a Milano e il venerdì si concludono le contrattazioni della settimana agricola nell'Istituto di Credito. Un buco di circa un metro di diametro si è aperto nel pavimento, proprio in questo punto, della parte riservata ai clienti che in quel momento stavano terminando le operazioni bancarie. In una borsa di pelle scura c'era 1,5 chili di esplosivo collegato ad un timer. La bomba è esplosa alle 16.37. Un buio immediato e io mi ritrovo lungo disteso 4-5 metri avanti. Sulla destra c'era un bancone in marmo, sopra questo bancone c'era una batteria di telefoni. Suonava una limpazzata, io istintivamente allungo una mano e prendo una cornetta. Era la questura che chiedeva che cos'era successo perché era scattato il segnale d'allarme. Vicino a sé cosa vede? E io sento la mia voce che risponde a questo agente, dice: vedo un braccio. Comincio a capire la tragedia che stavo vivendo. Quella scena che è rimasta stampata nella mia mente e nei miei occhi, le schegge del grande tavolo ottagonale sparse dovunque, la sedia miracolosamente intatta vicino al buco del salone, il buco dove era la bomba. Faccio due passi e un cliente mi afferra i pantaloni, mi chiama per nome e mi dice: mi aiuti, la prego. Io lo guardo, vedo che si trascina in un lago di sangue con una gamba tranciata di netto, mi inginocchio e nell'inginocchiarmi non so cosa fare, comincio a piangere, a tremare, mi veniva da vomitare e lui mi teneva forte per le braccia. Con i carabinieri saranno state verso le poco prima delle 17, siamo arrivati sul luogo con una gazzella. Quello che ho visto è stata una scena da gran guignol, veramente orripilante. Questa esplosione ha fatto una specie di effetto bacinella, cosiddetto. Si è scaricata tutta sul lato sinistro entrando in questa struttura cilindrica e arti umani erano rimasti attaccati a queste pareti e poi hanno cominciato a cadere. Quando sono arrivati i pompieri ho cercato di fare un po' d'ordine, nel frattempo è arrivata la scientifica, era il momento del cordoglio, ma era il momento dell'inizio di un'indagine in cui il luogo dove è avvenuto il fatto è molto importante che sia il più possibile tenuto abbastanza come era al momento dello scoppio. Il direttore mi ha portato un po' più lontano e mi ha detto: guarda, so che tu vuoi andare a casa, però ti devo chiedere un'ultima cosa. Vedi questi fagotti per terra? Tu sei l'unico che li conosce tutti.
questo è il foglio di carta e la penna, tu per favore, anche perché dobbiamo avvertire le famiglie, scrivi nome e cognome di dove sono e chi possiamo avvertire. Io non ho avuto neanche il tempo di spaventarmi, di piangere, perché sono stato costretto a fare l'elenco dei morti. Il bollettino dell'esplosione è drammatico. 88 feriti e 17 morti. Attorno a quelle 17 persone c'erano 17 mogli, che aveva 1, 2, 3, 4, 5 figli. Pur avendo solo 15 anni, sapevo che avevamo davanti un futuro difficile. Oltre a pensare a mio papà che non c'era più, cominciavo a pensare cosa potevamo fare noi dopo. E quella notte lì è stata una notte terribile. C'era questo terribile odore acre di mandorle, però papà non risultava né tra i feriti né tra i morti a quel momento. C'è una barella con un abito sopra. Gli dico: zio Maria, ascolta, ma quello là non è il vestito del papà? Ecco, stavano caricando mio padre su un carro funebre. Dopo qualche minuto siamo stati contattati da un alto funzionario della polizia che ci ha comunicato che c'era una vittima da identificare all'obitorio. E quando ho alzato il lenzuolo di quella vittima era papà, quello che ne rimaneva. Un attacco sconvolgente che non si ferma a Piazza Fontana. Sempre quello stesso pomeriggio a Milano, nella sede della banca commerciale di Piazza della Scala, viene ritrovato un ordigno inesploso. Alla banca commerciale era stata ritrovata una borsa di similpelle che conteneva all'interno una cassetta portavalori. Il dirigente presente alla banca commerciale decide di metterla in una saletta, ritenendo che ci fossero dei preziosi o del denaro. Soltanto dopo l'esplosione all'altra banca ci si rende conto che anche quello può essere un ordigno. Arrivo alla banca commerciale, mi fanno scendere nei sotterranei e mentre ero all'interno, percorrevo uno di questi sotterranei, sento una deflagrazione notevolissima. È possibile che è scoppiata la bomba in mano a qualche artificiere? Ma no, mai avrei immaginato che la bomba fosse stata fatta saltare in aria apposta. Sono le stesse forze dell'ordine accorse sul posto a far brillare la bomba. Non doveva essere fatta brillare questa bomba perché avrebbe fatto risparmiare molto tempo agli inquirenti. Non sembra una casualità. Alcuni periti ritennero che era in realtà più facile disinnescarla che non farla brillare. L'attacco è su scala nazionale. Dopo l'ordigno inesploso alla banca commerciale di Piazza della Scala e la strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana, quel giorno il terrore colpisce anche Roma. Alle 16.55 esplode un'altra bomba alla Banca Nazionale del Lavoro a Piazza Barberini. Alle 17.30 all'Altare della Patria esplodono ancora due bombe, a pochi metri di distanza l'una dall'altra. I feriti in tutto sono 18. Gli ordigni sono ben 5. Ci parlano di un piano coordinato, di un'organizzazione forte. Le indagini partono da subito, con fermi e perquisizioni a tappeto. Le nostre indagini sono rivolte in tutte le direzioni. Confermo, al momento in cui parliamo, che tutte le ipotesi sono aperte.
Ma questo non è vero. La sera del 12 dicembre tra i fermati c'è una netta prevalenza di militanti dell'area della sinistra extraparlamentare e anarchica. Sono interrogati indubbiamente un numero notevolissimo di persone. Quante a Milano lo sapevo? Ma all'incirca 150, così. A Milano, fra l'altro, a dirigere le indagini c'è l'esponente dell'ufficio affari riservati, quindi il servizio segreto civile che risponde al Ministero dell'Interno, che guida queste indagini subito in una direzione precisa. Gli anarchici devono essere ritenuti i responsabili di questo grave fatto. La sera stessa della strage per le vie di Milano compaiono dei manifesti a firma anarchica. Sarebbero una rivendicazione degli attentati di Roma e Milano. Io a quei manifesti non ho dato molto credito. Indirizzavano verso potere operaio e lotta continua. La carta su cui erano stampati non era quella su cui normalmente lotta continua e potere operaio, che facevano sempre tutti questi manifesti, era quella che loro normalmente utilizzavano, un'altra carta. Una cosa del genere serviva solo a depistare e basta. Fin da subito sulle indagini si allungano le prime ombre. Depistaggi, interferenze e informazioni importanti che vengono messe da parte. Secondo notizie confidenziali pervenute, l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma sarebbe l'anarchico Mario Merlino, per ordine del noto Stefano Delle Chiaie. Questo è un appunto riservato, un documento importante, perché è stato consegnato appena 5 giorni dopo gli attentati, il 17 dicembre del 69. È redatto da un agente dei servizi infiltrato nel circolo anarchico di Roma. Un documento quindi che avrebbe portato sin da subito gli inquirenti sulla pista giusta. E invece è stato messo in un cassetto, chiuso e dimenticato lì. Perché è così importante questa informativa? Perché avrebbe da subito aperto un'altra pista, diversa da quella anarchica. Almeno per gli attentati di Roma, il mandante sarebbe stato infatti Stefano Delle Chiaie, leader del movimento neofascista Avanguardia Nazionale. Le indagini, le paure, i sospetti, tutto sembra come restare sospeso la mattina del 15 dicembre, 3 giorni dopo la strage. È il giorno dei funerali delle vittime di Piazza Fontana, a cui partecipano le principali cariche dello Stato, a partire dal Presidente del Consiglio, Mariano Rumor. Il lunedì la banca alle 8:30 ha riaperto. Nel posto buco dove era la bomba c'erano dei mazzi, dei fasci di mazzi di fiori, c'erano dei cordoni che li contornavano e 2 carabinieri in alta uniforme vicini. E la cosa che mi ha colpito è che la piazza era piena di gente. Non si sentiva volare una mosca. Qualcuno pregava, qualcuno si faceva il segno della croce, qualcuno piangeva. Corre una folla mai vista. Il Duomo si riempie di 20.000 persone, mentre nella grande piazza antistante se ne affollano ben 300.000. Non c'è uno striscione, non si sente uno slogan, non un applauso, solo una folla composta e silenziosa in cui sono ben visibili le masse delle tute blu venute dalle grandi fabbriche. E c'era questo silenzio, un silenzio assordante. Sentivi i pianti e i passi delle persone che erano talmente, talmente forti che ti sembravano un rumore di tamburi. C'erano ragazzi arrampicati sui lampioni, in doveroso silenzio. Siamo stati un'ora in attesa delle istituzioni. Rumor arrivò in ritardo quel giorno.
Io una cosa che da quel giorno non riesco più a sopportare, non ho mai più sopportato negli anni a venire, era quella carezza che ti davano sulla testa, no? Per dire, poverino, cosa ti è successo? E poi dopo sei abbandonato a te stesso. E mia madre e mia sorella non hanno dato la mano al rumor come hanno fatto delle altre famiglie. Quando il presidente Rumor venne da me e mio fratello tendendoci la mano per le condoglianze, non ebbe corresponsione. E disse: vi assicuro che i responsabili verranno assicurati alla giustizia. Le indagini proseguono e puntano in un'unica direzione. La caccia agli anarchici continua. Roberto Gargamelli è uno di loro, un ragazzo che ha fondato a Roma il circolo anarchico 22 marzo. Arrivano 4 carabinieri, c'era mio padre in casa, c'erano i miei fratelli, fanno una perquisizione sommaria, ma molto banale. Mi portarono via e mi trasferiscono a Regina Coeli. Senza nessun tipo di imputazione, senza dirmi niente, senza specificare i motivi per cui venivo trasferito. Avevo 19 anni. Vengo perquisito, mi tolgono tutto, anche le scarpe. Rimango in mutande e maglietta e mi mettono una casacca di lana grezza con le scarpe di cartone che davano. E mi porge questo fascicolo, un papier di una quindicina di pagine, in cui c'era scritto: imputati di strage, tutti i nomi dei morti. Mi dà sta cosa, firmi qui e basta. La prima cosa, dico: siete pazzi? Proprio ho detto: dico, questo è pazzia pura. Dico, ma che. Invece. Non lo era. Gli atti riportano che Roberto Gargamelli sarebbe stato riconosciuto da un testimone. Un giovane addetto alle pulizie l'avrebbe visto alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma, dove è esplosa la bomba che ha ferito 14 dipendenti. La sua dichiarazione iniziale era quella, che avrebbe visto una persona che mi somigliava. Addirittura nel verbale quasi al 99% è lui, dalle foto che gli fecero vedere. L'avvocato mi dice che devo fare un confronto e il giudice mi legge la formula di rito. Io devo mettermi in mezzo alle 4 persone dove volevo. C'erano 4 poliziotti praticamente vestiti perfettamente, con giacca, cravatta, camicia, insomma, ben puliti, pettinati perfettamente. Io arrivo come in condizioni che lascio immaginare dopo una settimana di celle di sicurezza, senza quasi essermi neanche lavato. Era un ragazzo più o meno della mia età che, come entra, mi guarda e rimane, sbarra gli occhi e rimane impressionato, veramente. E perché vede più o meno quello che sarò apparso sicuramente, un pulcino bagnato dentro una gabbia dei matti, insomma, più o meno, perché quella era. Quando venne lì non mi riconobbe, non se la sentì. Gargamelli, quindi, non è l'uomo che ha messo la bomba alla BNL di Roma. Eppure viene trattenuto lo stesso a Regina Coeli, in cella di isolamento, con l'accusa di essere implicato nella strage di Piazza Fontana. Con la stessa accusa, da un paio di giorni, sempre a Regina Coeli, è detenuto il suo amico Pietro Valpreda,
anche lui tra i fondatori del circolo anarchico 22 marzo. Pochi istanti fa è arrivata questa notizia, un anarchico appartenente al gruppo anarchico 22 marzo, si chiama Pietro Valpreda, è stato riconosciuto da un testimone giunto stamani da Milano nel corso di un confronto che si è svolto alla presenza del magistrato ed è stato incriminato per il reato di concorso in strage. Il suo fermo è stato tramutato. Anche Valpreda sarebbe stato riconosciuto da un testimone. È un tassista di nome Cornelio Rolandi. Rolandi sostiene che un uomo con i tratti di Valpreda è salito sul suo taxi a Piazza Beccaria e ha chiesto di essere portato a Piazza Fontana. Un tragitto di poche centinaia di metri. Quest'uomo aveva con sé una borsa di pelle scura. Ha chiesto al tassista di aspettarlo poco distante dalla banca dell'agricoltura. Qualche minuto dopo è tornato senza la borsa. Ha ripreso la corsa nel taxi di Rolandi e si è fatto lasciare poco più avanti. Incontrai Rolandi per la prima volta e vidi un uomo, un povero uomo, una persona veramente alla mercé di tutti. Gli chiesi se gli avevano mostrato mai una foto di Pietro Valpreda. Rolandi disse con molta chiarezza: mi è stata mostrata una fotografia e mi è stato detto doveva essere la persona che io dovevo riconoscere. Valpreda si trova con i vestiti stropicciati, la barba lunga, di fianco invece ad altri personaggi nel momento del riconoscimento, che sono dei poliziotti ben ordinati, ben vestiti. Pietro Valpreda ha un momento, diciamo, anche irrituale nel momento in cui viene riconosciuto da Cornelio Rolandi e gli dice: ma mi hai guardato bene? E allora Cornelio Rolandi effettivamente un dubbio doveva averlo e in milanese dice: se non è lui, qui non c'è. Cioè, quel riconoscimento era assolutamente nullo, evidente. La testimonianza del tassista Rolandi è stata dunque indirizzata, come se qualcuno avesse voluto incastrare Valpreda. Ma se il tassista si è sbagliato, chi c'era sul suo taxi? Chi l'ha pagato? Chi era quell'uomo che aveva la borsa scura? Forse una risposta possiamo trovarla in questi atti. Ci sono delle testimonianze di tre detenuti del carcere di Pianosa che parlano per la prima volta nel 1984, che raccontano come abbiano saputo da altri detenuti che a salire sul taxi di Rolandi non era stato Valpreda, ma che c'era stato uno scambio di persona. L'uomo che segnalava al tassista Rolandi che aveva una borsa con un difetto fisico non era Valpreda, forse ci somigliava. Quell'uomo era Claudio Orsi, nazifascista residente a Ferrara e, secondo i tre, nipote di Italo Balbo. Che significa questo? Che sul taxi di Rolandi non c'era Valpreda, ma c'era Orsi, un neofascista, che era molto somigliante a Valpreda. E una seconda testimonianza in questa direzione arriva quindi come conferma da Vinci Guerra, un altro esponente neofascista di quegli anni, tuttora in carcere e detenuto. E Vinci Guerra è chiaro, risponde: l'ipotesi, inizialmente formulata da ambienti della sinistra sullo scambio di persona Valpreda a Orsi, venne valutata come possibile anche negli ambienti di destra, per determinate caratteristiche fisiche dell'Orsi, la statura abbastanza alta, i capelli lunghi, il fatto che fosse claudicante e che era infiltrato negli ambienti extraparlamentari della sinistra. Quest'ultima informazione è essenziale. Claudio Orsi era un fascista infiltrato negli ambienti di sinistra. Vuol dire che li conosceva dall'interno. Lui e i suoi sapevano bene chi era Valpreda e che i due si somigliavano. Ma Orsi non è l'unico infiltrato negli ambienti di sinistra. Nel circolo 22 marzo di Gargamelli e Valpreda c'è un certo Mario Merlino. Ha 25 anni, da studente è stato un militante del movimento neofascista Avanguardia Nazionale. Poi, improvvisamente, nel 1968 ha cambiato idea e si è iscritto al circolo anarchico di Gargamelli e Valpreda. Sapevamo che Merlino era stato fascista, sapevamo, però lui ha dichiarato da subito, no, ho deciso di abbracciato da tempo
queste idee libertarie, cioè, quindi si mostrò con noi abbastanza chiaro e palese. Merlino è un personaggio molto ambiguo, un uomo sicuramente di estrema destra, legato appunto a quest'area eversiva. C'è anche Merlino fra gli anarchici arrestati per la strage di Piazza Fontana e per gli attentati a Roma. In carcere continua a proclamarsi anarchico. Eppure alcuni fatti rivelano la sua reale appartenenza politica. Questi sono i documenti sequestrati nella sede di Avanguardia Nazionale a Roma. E c'è un po' di tutto, ci sono numeri di telefono, agende, foto, immagini e riproduzioni dei coltelli che erano stati trovati. E poi si arriva a un documento che non dovrebbe esserci, forse, che nessuno si aspetta di trovare nella sede romana di Avanguardia Nazionale, che è la memoria difensiva di Mario Merlino. E non dovrebbe essere qui perché Merlino ha preso le distanze da Avanguardia Nazionale. Ma c'è anche un altro aspetto che mette in serio dubbio la veridicità di quanto detto da Merlino. È il fatto che proprio il suo alibi nel giorno degli attentati all'altare della patria a Roma glielo forniscono gli uomini di Avanguardia Nazionale. Glielo forniscono e lo confermano. Merlino racconta che quel giorno lui aveva un appuntamento con delle chiaie a casa di un amico comune che si chiama Riccardo Minetti. Delle chiaie non si presenta, Merlino sì. E la sua presenza viene confermata proprio da Riccardo Minetti e dal fratello Claudio. È la seconda volta che nei documenti compare il nome di Stefano Delle Chiaie, leader del movimento neofascista Avanguardia Nazionale, ideologo e protagonista della cosiddetta Internazionale Nera, una rete occulta creata in quegli anni per favorire l'ascesa delle destre in tutto il mondo. Nell'area del Mediterraneo, i colonnelli greci al potere ridanno fiato ad una destra in riflusso. Le simpatie dei neofascisti vanno al regime portoghese, che tenta l'estrema difesa del colonialismo, e alla Spagna, che è ancora il rifugio preferito quando il terreno si fa scottante in Italia. Dal 1960 al 1973 si attuano o si cercano di attuare 62 colpi di Stato. C'è un tentativo di bloccare le democrazie, bloccare le forze progressiste, non soltanto in Europa ma nel mondo. Negli anni della Guerra Fredda l'Italia è una marca di confine. Noi ci troviamo sotto una Germania che è divisa in due. Nel Mediterraneo siamo circondati da dittature. Nel 67 in Grecia hanno preso il potere i colonnelli. La Spagna è ancora retta dalla dittatura franchista e il Portogallo da quella salazarista. Nel 1969 è cambiata anche la situazione internazionale. I, Richard Bilhouse Nixon, do solemnly swear. The President of the United States. A President of the United States. In America è stato eletto presidente Richard Nixon e questo ha segnato un forte irrigidimento, un ritorno dell'anticomunismo più duro. L'Italia è in una posizione di frontiera, avendo il più grande partito comunista dell'Europa occidentale. È particolarmente monitorata, con molta attenzione. L'autunno del 69 è stato chiamato l'autunno caldo. L'onda lunga della protesta studentesca del 68 si è saldata con le lotte operaie. In quell'anno ci sono ben 250 milioni di ore di sciopero. Il Parlamento avvia quindi un'importante stagione riformatrice, sia per quanto riguarda i diritti sindacali, sia per quanto riguarda la legislazione sociale. È contro i movimenti nati sull'onda del 68 che si schierano in maniera palese e in maniera occulta le forze di destra. Fermare la sinistra è la missione politica di Stefano Delle Chiaie e di Avanguardia Nazionale. In questo faldone sono custoditi tutti gli appunti
dei servizi segreti redatti negli anni. Sono relazioni, appunti, annotazioni informative, tutte di carattere segreto, tutte di carattere riservato, riservatissimo. E fra questi atti c'è una relazione riservata specificamente dedicata a come funzionava e era strutturata Avanguardia Nazionale, qual era l'attività che svolgeva e come era strutturata. La metodologia studiata da Delle Chiaie, che di Avanguardia Nazionale era l'ideologo, il fondatore, per la battaglia politica ha fatto in modo che Avanguardia Nazionale non sia altro che una facciata ufficiale di un'organizzazione che può contare soprattutto su un apparato clandestino di notevole capacità operativa. Questo apparato costituisce la vera e propria forza del gruppo di Delle Chiaie, scrivono quelli dei servizi segreti. Quindi c'è un livello ufficiale, per poi specificare e definire un secondo livello, che è occulto, che agisce nell'ombra. E viene così descritto: a questa struttura secondaria appartengono i componenti dei commandos terroristici. Per garantire la loro attività sono stati studiati particolari accorgimenti, quali ad esempio il fatto di non conoscersi neppure fra membri dell'apparato e di non sapere mai chi ha compiuto una certa azione piuttosto che un'altra. Quindi un comando terroristico che agisce nell'ombra e con metodi eversivi. Nei giorni immediatamente successivi alla strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura, nessuno però si occupa dell'ambiguità di Merlino, dei suoi rapporti con Delle Chiaie e dell'attività eversiva di Avanguardia Nazionale. Mentre a Roma Valpreda e i suoi compagni anarchici vengono arrestati, a Milano c'è un altro anarchico messo sotto torchio dalla polizia. È il ferroviere Giuseppe Pinelli, detto Pino, uno degli animatori del circolo anarchico Ponte della Ghisolfa. È sempre stata una persona molto, molto aperta, con questa necessità di confrontarsi con i suoi ideali, oltretutto di un mondo che non avesse barriere. Pino quel giorno si reca con suo motorino al circolo Scaldasole, al Ticinese, e lì trova la polizia che sta effettuando una perquisizione. Viene invitato da un funzionario di polizia a seguire la volante con il suo motorino per degli accertamenti in questura. Viene trattenuto e cominciano a interrogarlo e il fermo supera le 48 ore previste per legge. Nella notte della strage ci sono molti fermati nei locali della questura milanese. Fra questi, un altro anarchico, Giuseppe Pinelli. Verso sera siamo rientrati a casa io e Claudia, che eravamo a giocare da delle vicine di casa. Abbiamo fatto le scale di corsa come al solito per chi arrivava prima. Abbiamo trovato la porta del nostro piccolissimo appartamento, perché abitavamo in due locali, in questa casa popolare, spalancata, e c'erano delle persone all'interno. Faccio per avvicinarmi. E mia madre mi prende per un braccio e mi dice: non puoi avvicinarti, questa è la polizia. Rovesciano tutto per terra, tutto il contenuto dei cassetti, tirano giù tutti i libri dalla libreria, svuotano l'unico armadio che avevamo, aprono i regali di Natale che Pino e Alice avevano nascosto dentro l'armadio. Mia madre ci spiega che è successo un fatto molto grave, che è scoppiata una bomba in una banca, e che anche nostro padre è stato fermato. Però ci rassicura, ci dice: gli faranno prendere un bello spaghetto e poi lo faranno tornare a casa. Quelle frasi che ti rimangono, no? Perché l'ho chiesto che cosa voleva dire prendere uno spaghetto. Gli faranno prendere un bello spavento e poi lo faranno tornare a casa. Per altri aspetti, da Milano ancora sono venuti altri alimenti. Per esempio, questa notte a Milano è avvenuto in questura un episodio drammatico, uno dei fermati si è tolto la vita, un episodio che forse è collegato anche con... Giuseppe Pinelli stanotte veniva interrogato in una stanza al quarto piano della questura. Pinelli era noto per la sua attività anarchica. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, egli aveva fornito... Nella notte del 15 dicembre, a cavallo della mezzanotte, Giuseppe Pinelli precipita da una finestra al quarto piano della questura di Milano, la finestra dell'ufficio del commissario Calabresi, dove era interrogato. Arrivano dei giornalisti
e suonano alla nostra porta, dice va ad aprire, apre uno spiraglio in questa porta e gli dicono che il nostro padre si trova in gravissime condizioni all'ospedale Fate Bene Fratelli perché durante un interrogatorio è precipitato da una finestra. Mia madre telefona in questura, chiede perché non è stata avvisata, le risponde il commissario Calabresi. E si sente rispondere, ma sa signora, abbiamo tanto da fare. E il telefono viene riabbassato. Invece di avvisare la famiglia, la questura di Milano indice immediatamente una conferenza stampa, in cui l'allora questore di Milano, che era Marcello Guida, che era stato il direttore del confino fascista di Ventotene, affermerà che mio padre si è suicidato a dimostrazione della sua colpevolezza, al grido della fine dell'anarchia. E alla giornalista Camilla Cederna dirà, le giuro, non l'abbiamo ucciso noi. Tutte menzogne di cui mai nessuno verrà chiamato a rispondere. La famiglia si ribella immediatamente alla versione del suicidio e la morte di Pinelli, che era detenuto di fatto in stato di fermo illegale, desta da subito grande scandalo. Nel 1975 questa indagine si è conclusa in un modo che ha lasciato l'amaro in bocca. La sentenza archivia, esclude l'ipotesi che Pinelli sia stato assassinato, che sia stato spinto giù da quella finestra, e ritiene che l'ipotesi più probabile sia stato un malore. Di fatto noi non abbiamo ancora la verità su quello che è successo in quella stanza quella notte. E quindi vuol dire che un cittadino innocente può entrare in una questura e morire tragicamente, senza risposta. Un velo di omertà, bugie e depistaggi cala sulla morte dell'anarchico Pinelli. Lo stesso velo si sta chiudendo sugli altri anarchici. Nonostante le prove a carico siano poche e confuse, Pietro Valpreda, Roberto Gargamelli e gli altri compagni del circolo anarchico 22 marzo restano in carcere in attesa del processo. A squarciare quel velo, però, ci pensa a sorpresa uno sconosciuto insegnante di Treviso. Il 12 dicembre di quell'anno ero nella mia stanza e stavo correggendo compiti di italiano. È venuta mia madre nella stanza con la radiolina portatile accesa e mi dice, senti che cosa è successo. ...13 morti e un'ottantina di feriti a Milano per lo scoppio di una bomba in una banca. Questa è la drammatica notizia giunta nel pomeriggio. A Palazzo Chigi si è riunito alle 21. Mi sono venuti in mente alcuni discorsi di Giovanni Ventura. Giovanni Ventura conosce Guido Lorenzon dai tempi della scuola. Fa il libraio editore a Treviso. Ed è il capo della cellula di Padova di un'altra formazione neofascista, Ordine Nuovo. Giovanni Ventura nel 69 ha 25 anni. Viene da una famiglia in cui il padre, che è morto, era stato un ufficiale della Repubblica di Salò. Era un ragazzo più giovane di me, 3 anni in meno. Nel mese di settembre del 69 mi ha mostrato nello stesso pomeriggio sia le armi e un appartamento buio qui in centro città, sia un timer. Eravamo in auto insieme, lui al volante, io nel sedile di destra, e dietro c'era il fratello di Giovanni Ventura, Angelo. Ventura mi disse, apri il cassetto, guarda cosa c'è dentro, c'era una scatoletta, aprila, io l'ho aperta e ho visto che c'era un timer, quelli lì da lavatrici, ed era collegato a una batteria di quelle piatte. Il perché me lo abbia mostrato, non lo so.
Giovanni Ventura gli ha fatto dei racconti inquietanti circa attentati che andava preparando ed eseguendo da mesi e circa progetti di svolte autoritarie nel paese e anche di un'organizzazione terroristica di cui addirittura sarebbe il finanziatore. In particolare in quel momento mi è venuto in mente l'episodio degli attentati sui treni. È il 9 agosto 1969, 4 mesi prima della strage di Piazza Fontana. Su 8 treni in viaggio per tutta Italia esplodono contemporaneamente 8 ordigni, collocati in carrozze di prima classe, vuote. Sono ordigni a basso potenziale che non uccidono nessuno, ma hanno uno scopo dimostrativo. Dimostrano che chi li ha messi ha la capacità di lavorare con sincronismo per colpire più punti allo stesso tempo. Proprio come avverrà il giorno della strage. Alcuni giorni dopo gli attentati mi sono incontrato con Giovanni Ventura a Treviso e mi descrive più o meno come sono andate le cose. Mi ha detto che erano stati fatte scoppiare delle bombe piccole sui treni e costavano 100.000 lire ciascuno quegli attentati e lui era tra i finanziatori. E ha avuto un'esclamazione come di persona che si lamenta, che ha dovuto spendere soldi per questa cosa. Ecco, io ho sempre cercato di non darci peso. Ai suoi discorsi ho sempre sperato di poter dire non è vero. Dopo i 17 morti e gli 88 feriti di Piazza Fontana, però, Guido Lorenzon capisce che non può più far finta di niente. Sono entrato in crisi perché percepivo che Giovanni Ventura sapeva molto sulla strage di Piazza Fontana. E ho deciso di rivolgermi. Di rivolgersi ai magistrati. Per il giovane insegnante di italiano è una scelta difficile, coraggiosa, che potrebbe stravolgergli la vita. Sono passati 50 anni e quante volte sono entrato in questo palazzo? Era il tribunale di Treviso. È qui dove incontravo il dottor Pietro Calogero. Il dottor Giancarlo Stiz. 50 anni. Lorenzon, però, decide di riferire lo stesso quello che sa. Nei primi mesi del 1970, Lorenzon e gli inquirenti si accordano per registrare con un microfono nascosto un incontro con Giovanni Ventura. Lo scopo era quello di far capire al magistrato che le cose che io gli avevo riferito erano cose delle quali veramente Giovanni Ventura mi aveva parlato. Io entro al plaza. Poco dopo arriva Giovanni Ventura accompagnato da Franco Freda. Franco Freda è un procuratore legale di Padova. Ha 28 anni, gestisce la libreria Ezzelino nel centro della città. È qui che si riunisce la cellula di Ordine Nuovo guidata da lui e Ventura. Era una persona con il maglioncino bianco col collo alto e un cappotto lucido nero di cuoio. Così si presentava. Non dava confidenza. Era sprezzante nei confronti delle persone. Franco Freda mi tocca il fianco e mi dice: allora come va? Tutto bene? Tutto bene. Sì, lì avevo la lice trasmittente. E sia Freda che Giovanni Ventura hanno fatto dei discorsi giudicati utili al proseguimento delle indagini. Partendo dalle dichiarazioni di Lorenzon, i magistrati veneti iniziano ad indagare su Freda e Ventura. E li accusano non solo per gli attentati sui treni del 9 agosto, ma anche per altre bombe esplose sempre nel 1969 a Milano.
I magistrati di Treviso vanno a caccia di riscontri, di elementi materiali, di prova, a carico del gruppo Freda. E a un certo punto fanno una scoperta clamorosa. Nel novembre del 1971, in una soffitta, trovano un deposito di armi. Nel 1972 Freda e Ventura vengono formalmente accusati anche per la strage di Piazza Fontana. Insieme con loro c'è un terzo indagato, si chiama Marco Pozzan. Pozzan fa il bidello, è un militante di Ordine Nuovo ed è il braccio destro di Franco Freda. Prima che il processo abbia inizio però, Marco Pozzan scappa all'estero. Com'è possibile che un indagato per strage riesca ad espatriare? Alcuni verbali di interrogatori dell'archivio di Perugia gettano una luce sinistra sulla questione. Pozzan prima scappa in Spagna, poi viene arrestato e da qui viene estradato in Italia. Quando rientra nel 1982 viene interrogato. E Pozzan dice: il passaporto, che era intestato a Mario Zanella, mi fu rilasciato per l'espatrio ad opera del SID, il servizio segreto militare. Comincia a delinearsi una rete di rapporti molto inquietanti tra i terroristi di estrema destra e i servizi segreti. Sono rapporti di frequentazione e di complicità. C'è una figura che fa da tramite tra le due realtà, che è il giornalista di estrema destra Guido Giannettini. Ufficialmente Guido Giannettini è un cronista che collabora con Il Secolo d'Italia, organo di stampa del Movimento Sociale Italiano, e con altre testate di destra. In realtà questa è solo una copertura. Giannettini è un agente della sezione D del SID, il servizio segreto militare. È l'agente Z, un agente molto vicino a Ordine Nuovo e alla cellula capeggiata da Freda e Ventura. È un agente di alto livello del SID, che il SID ha messo sulle tracce degli ordinovisti, presumibilmente per riferire sui loro movimenti. Il punto è che Guido Giannettini non si capisce più se opera come agente del SID al servizio dello Stato o come ordinovista. È una figura estremamente ambigua. Tutti i weekend di ottobre e novembre del 69 Giannettini era a Padova. Avrebbe potuto scongiurare l'attentato di Piazza Fontana o successivamente avrebbe potuto raccontare molte cose sui suoi legami di Ordine Nuovo, su questa struttura, ma non l'ha mai voluto fare. Ma chi era Giannettini, l'agente Z del SID? A stilarne un profilo molto dettagliato sono gli uomini della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Già nell'ottobre del 66 Giannettini inizia la sua collaborazione stabile con il SID, il Servizio Segreto Militare. Gli uomini della DIA non dimenticano di sottolineare il fatto che Giannettini fosse un fascista, per sua stessa dichiarazione, e che abbia continuato sempre a dirigere agenzie giornalistiche neofasciste. Il nome di Giannettini viene trovato dai magistrati in un'agenda di Giovanni Ventura. Dopo accurati riscontri, gli inquirenti incriminano anche lui per la strage di Piazza Fontana. Ma proprio come è accaduto a Marco Pozzan, il 9 aprile 1973 Giannettini riesce a scappare all'estero. E ancora una volta l'ombra dei servizi segreti si allunga su quella fuga. Nei faldoni conservati all'archivio di Stato di Perugia sono ricostruiti tutti i rapporti che Giannettini ha avuto con i vertici dei servizi, in particolar modo il generale Manetti, il numero 2. Il primo a parlarne in maniera esaustiva è nel 90 il capitano Labruna, che ricostruisce come portava i soldi a Giannettini, che nel frattempo era fuggito all'estero. All'epoca, ricorda Labruna, io portavo a Giannettini 50.000 lire al mese. Me le dava il generale Maletti. Era lo stesso Giannettini. Poi, sempre nel 90,
interrogato, riportato in Italia, a ricostruire i suoi rapporti col SID. Nel novembre del 73 mi trovavo in Francia, a Parigi, dove ero andato per sfuggire alle ricerche del giudice istruttore di Milano D'Ambrosio per i fatti di Piazza Fontana. E ammette, ero collaboratore del SID sin dal 1966. E aggiunge, io alla Bruna, per darli al generale Manetti, consegnavo anche relazioni dattiloscritte. Grazie a queste testimonianze e ai documenti qui raccolti è dimostrato che Giannettini, prima, durante e dopo anche la strage di Piazza Fontana, aveva dei rapporti costanti non solo con i servizi segreti, ma ne era effettivamente un membro che veniva mantenuto all'estero, che veniva tutelato e veniva protetto dagli stessi vertici del SID. Ma perché i servizi segreti dovrebbero proteggere Giannettini, Pozzan e gli altri neofascisti implicati nella strage di Piazza Fontana? Per capirlo è necessario allargare il quadro. I servizi sono infarciti di personale di estrema destra, per cui è più facile creare un legame tra questa istituzione e questo tipo di ideologia. L'azione depistante dei servizi segreti è sconcertante, ma diventa leggibile e comprensibile nel quadro della cosiddetta strategia della tensione. Creando allarme. L'allarme viene creato anche attraverso piccoli attentati, di modo che l'opinione pubblica sia indotta a un ritorno all'ordine. Molti di questi gruppi erano monitorati, erano seguiti dai servizi e lasciati progressivamente andare verso attività terroristiche. C'è una frangia di estrema destra pronta a fare gli attentati e un apparato dello Stato, servizi o affari riservati, che in qualche modo li governa e li tutela. Il SID, il Servizio Segreto Militare, interviene per coprire l'azione dei terroristi neri e depistare le indagini in maniera sistematica. I servizi avevano avuto, come dire, atteggiamenti di copertura nei confronti di Giannettini, di Pozzan, li avevano fatti scappare, però in realtà il grande depistaggio fatto sugli anarchici era stato il frutto invece di un'operazione di polizia, cioè l'ufficio politico di Milano, di Roma e l'ufficio affari riservati furono quelli che avevano governato questa grande operazione. In questo faldone sono custoditi atti che dimostrano come, oltre al SID, anche altri pezzi dello Stato, in particolar modo l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, avesse e intrattenesse rapporti con uomini dell'estrema destra. In questo caso, nello specifico, Stefano Delle Chiaie, capo di Avanguardia Nazionale. Decine e decine di interrogatori su i legami tra Delle Chiaie, Avanguardia Nazionale e pezzi dello Stato, ma il primo a parlare in specifico dei rapporti tra D'Amato, che è il capo dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, e Delle Chiaie è Pozzan, braccio destro di Freda. Una testimonianza importante, forse ancora di più, arriva dal colonnello Wiezer, che era il segretario dell'ufficio D del SID. Dice, Stefano Delle Chiaie era un elemento di estrema destra, era in contatto con l'ufficio affari riservati e ciò si sapeva nel servizio. Poi, anni dopo, famoso ormai agente Z, quindi Giannettini, agente del SID, a parlare, a spiegare, a raccontare.
Dagli anni 60 in poi era arcinoto, dice Giannettini, sia negli ambienti politici che in quelli giornalistici, che il D'Amato manipolava delle chiaie e la struttura di Avanguardia Nazionale, di cui delle chiaie era dirigente. Tra segreti, omertà e depistaggi, a oltre 3 anni di distanza dalla strage, il processo non è ancora iniziato. Roberto Gargamelli, Pietro Valpreda e gli altri 3 anarchici sono ancora in carcere in attesa di giudizio. E non si parlava più dell'uscita dal carcere per noi. Con l'accusa che avevamo, avevamo la possibilità di stare in carcere 6 anni come minimo, con le leggi dell'epoca. 6 anni. Ne abbiamo fatti 3. La nostra amata giustizia, ingiustizia io la chiamo, faceva di tutto per allontanare i tempi del processo. Alcuni giornali mi definivano pazzo, non so, cosa del genere. E effettivamente mi sono reso conto che sono stato da solo o quasi contro l'Italia intera. Anche nei miei confronti ci furono tentativi in qualche modo di delegittimare la mia funzione di avvocato. Ho ricevuto proiettili, minacce, lettere. C'era questo clima di grande ostilità. L'Italia non voleva la verità su Piazza Fontana. Nel 1972 il processo viene prima istruito a Roma, poi passa a Milano. Ma solo nel 1977 può realmente iniziare, a più di 1000 chilometri dal luogo in cui è avvenuta la strage. Verrà presa una decisione che indignerà tutta la nazione, cioè quella di trasferire il processo a Catanzaro, a più di 1000 chilometri di distanza dalla sede naturale. È un processo per il fatto di sangue più grave della storia della Repubblica post-bellico. E viene celebrato in uno dei posti più lontani dai centri di potere che l'Italia avesse in quel momento. Questo piccolo tribunale su cui era caduto questo meteorite che era il processo per la strage di Piazza Fontana. Catanzaro non poteva occuparsi di un processo di queste dimensioni con tutti i depistaggi che già erano emersi. I faldoni del processo di Piazza Fontana sono qualcosa come 3 tir di documentazione. I testimoni, i familiari delle vittime che si recavano alle udienze dovevano fare un viaggio faticosissimo, un'intera giornata di viaggio, spesso anche più di una giornata di viaggio, si doveva cambiare 3 treni. Avevo 17 anni, dici, sono giudice, ho fatto 1250 chilometri perché credo nella giustizia e spero che giustizia sia fatta. Non è che avessimo voglia di vedere qualcuno in carcere, però volevamo capire perché i nostri genitori erano morti così fatalmente in quella banca quel giorno. Noi eravamo contentissimi finalmente, per il processo, parliamo, possiamo finalmente farci vedere, insomma, di portare quello che sapevamo che sarebbe stato conclusivo, per almeno per quanto riguardava la carcerazione preventiva. Quello di Catanzaro è un processo atipico, complicato. Alla sbarra ci sono uno a fianco all'altro estremisti neri, anarchici e membri dei servizi segreti. Contro ogni previsione, la corte di Catanzaro si dimostra più che all'altezza del compito assegnato. Trovammo una corte, un pubblico ministero e dei giudici di valore eccezionale, straordinario, di grande coraggio. Non so se a Milano o a Roma avrebbero avuto lo stesso coraggio. Alla sbarra degli imputati ci finiscono anche 2 alti ufficiali del SID, il servizio segreto militare.
il generale Gianadelio Maletti e il suo braccio destro Antonio Labruno. In questo faldone sono conservati i manoscritti di Manetti, che era generale e numero 2 del SID, Servizio Segreto Militare, con i quali suggerisce a un suo sottoposto, Labruna, in vista dell'interrogatorio a Corte d'Appello a Catanzaro, proprio nel processo su Piazza Fontana, come evitare le domande e dove rifugiarsi, per lo più in non ricordo o nella riservatezza degli atti del SID. La domanda che Manetti prevede i giudici della Corte d'Appello di Catanzaro faranno alla Bruna è questa: si parlò mai con Giannettini della strage di Piazza Fontana? E Manetti spiega alla Bruna che deve dire esclusivamente un no secco. Mia risposta, no. E così in continuazione su tutte queste pagine sembra che l'unico intento sia quello di offuscare, di coprire, di non rivelare. Emerge con chiarezza come un uomo dello Stato, appunto il generale Manetti, cercasse di camuffare, di coprire, invece di aiutare le indagini a depistarle. Malgrado le omissioni e le reticenze, il processo di Catanzaro va avanti spedito e il cerchio si stringe. Si fa sempre più chiaro che gli anarchici con gli attentati non c'entrano nulla. Tutti gli indizi portano a destra, a Freda e Ventura. Freda mi dava l'impressione di essere un vero e proprio nazista, sia negli atteggiamenti, nel linguaggio, nel modo d'essere, di fare. Uomo sicuramente intelligente, di una arroganza e di una presunzione elevatissima, ma dotato di una determinazione e di una, di una profonda convinzione nazista di superiorità. Ventura mi è sembrata una persona molto equivoca. Francamente non saprei neanche definire se fosse un uomo di destra oppure facesse giochi più complicati. Quelli giudici che per la prima volta ascoltarono direttamente i vertici politici, i vertici dei servizi, i testimoni dell'epoca, direttamente davanti a loro, riconobbero la responsabilità di Freda Ventura. Riconobbero che quelle prove portavano tutte a identificare in quel gruppo ordinovista veneto la responsabilità della strage. Pronto, ecco, siete collegati con la Corte d'Assise di Catanzaro. Il presidente Scuteri sta per leggere la sentenza per la strage di Piazza Fontana. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Catanzaro dichiara Freda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido colpevoli del delitto di strage continuata. È il 23 febbraio del 1979 quando arriva la sentenza di primo grado. Freda, Ventura e Giannettini sono condannati all'ergastolo per la strage. I due esponenti dei servizi, Maletti e Labruna, sono condannati per i depistaggi. Gli anarchici, invece, sono tutti assolti. Ecco, delle immagini in questo momento vedete che Giannettini viene arrestato dall'aula della corte, vedete c'è tanta animazione, fotografi, cineoperatori sono tutti intorno a Giannettini. È stato un momento di grandissima risposta dello Stato nei confronti di chi non voleva accertare la verità. Non dico che quel giorno abbiamo toccato un cielo con un dito, però pensavamo di aver raggiunto la verità, anche se dopo 10 anni. Non c'era niente da festeggiare, proprio niente. Giustizia è fatta, ma per poco tempo. Già nel giudizio d'appello, nel 1981, le condanne vengono tutte cancellate. È sconcertante. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Appello di Bari assolve Freda Franco e Ventura Giovanni dai delitti di strage continuata. A carico di Freda Ventura erano state dalle sentenze identificati 17 elementi d'accusa. Questi 17 elementi d'accusa non erano
stati ritenuti sufficienti però per arrivare a una loro definitiva condanna. La strage è stata tirata fuori dal suo contesto, è stata in qualche modo cauterizzata dalle sue motivazioni politiche, è stato cancellato tutto il quadro dei depistaggi dei servizi segreti. La Corte d'Assise d'Appello poi dichiarerà che c'è un'insufficienza di prove. 6 anni più tardi, nel 1987, anche la Corte di Cassazione conferma la sentenza di appello. Anarchici e neofascisti sono tutti assolti in via definitiva. La strage di Piazza Fontana non ha un colpevole. Viene cancellato tutto. Piazza Fontana nessuno è stato. E questo a noi ha fatto molto male. Molto male perché noi non abbiamo mai cercato vendetta, ma abbiamo sempre chiesto verità. E la verità torna ad affacciarsi sempre, prima o poi. Nel 1992, a 23 anni dalla strage di Piazza Fontana, il giudice istruttore Guido Salvini sta conducendo un'inchiesta che coinvolge i militanti di estrema destra. Per la prima volta abbiamo ottenuto collaborazioni dall'interno, soprattutto di Ordine Nuovo, da parte di militanti che hanno operato nel Veneto e hanno in qualche modo partecipato a vario titolo alla strategia degli attentati. Sono Carlo Di Giglio e Martino Siciliano. All'epoca mi ritenevo ancora un puro, nel senso che che pensavo agli ideali, ideali del fascismo, o gli ideali ancora meglio del nazismo, che era più puro rispetto al fascismo. La tessera di Ordine Nuovo raffigurava un globo e un'aquila che la teneva con i tre colori della bandiera nazista, il bianco, il rosso e il nero. Noi eravamo convinti che ci volesse proprio una purga sanguinolenta per ripartire da zero. Martino Siciliano è un militante che si espone, racconta l'iniziazione, racconta i primi attentati, anche banali, contro sedi del Partito Comunista, racconta come il gruppo si arma. E racconta anche che la cellula di Ordine Nuovo di Mestre in cui milita è capeggiata da un ragazzo di nome Delfo Zorzi. Nel 1969 Delfo Zorzi ha 22 anni, è un maestro di judo e studia lingue orientali. Non lo so adesso se abbia degli istinti umani, ma all'epoca non aveva gli istinti che uno avrebbe normalmente come umano. A mani nude strozzava i gatti per far vedere quanto era buono. Io sono sempre stato contro il discorso di avere sangue innocente sulle mani. Delfo Zorzi era dell'opinione che il sangue innocente è meglio del letame nei giardini, cioè fa crescere l'opinione pubblica. Come la storia insegna, queste sono le sue parole, i bombardamenti americani a Dresda e Hiroshima insegnano che i danni collaterali sono necessari per arrivare al fine. Martino Siciliano racconta al giudice Salvini anche di 2 attentati a cui ha partecipato insieme a Delfo Zorzi. Sono attentati che avvengono il 1 novembre 1969, quindi siamo a meno di un mese e mezzo da Piazza Fontana. Siamo andati prima a Gorizia, vicino al muro del confine. Il Delfo Zorzi ha attivato il congegno, poi con la sua fidanzata, facendo finta di essere 2 innamorati, ha depositato il primo ordigno. Dopodiché siamo rientrati su Trieste, dove era la scuola slovena,
e abbiamo piazzato sul davanzale la seconda bomba. Due scatole da nastri di mitragliatrice riempiti con dei candelotti di zeignite di color rosso tagliati a metà. Ordigni, non da poco. Parliamo di cassette metalliche con dentro 6 kg di zeignite, che è un esplosivo molto potente. E il congegno per farli esplodere era da attivarsi sul posto, praticamente. È un meccanismo di innesco che è molto simile a quello che poi verrà utilizzato nelle valigette del 12 dicembre di Piazza Fontana. Fortunatamente questa volta nessuno dei due congegni funziona e le bombe non esplodono. Delfo Zorzi, secondo me, quel momento lì aveva bisogno di fare vedere che la sua squadra poteva portare a termine un'azione militare, come l'ha sempre definita. In cui vengono assaggiati i militanti che sono in grado di compiere operazioni di questo genere. Alla fine Martino Siciliano viene scartato perché non ha abbastanza determinazione per compiere azioni ancora più impegnative. Ringrazio chi di dovere, che sia Dio o qualcun altro, che sono stato escluso da quello che era il discorso Milano. Altrimenti si sarei stato dentro scarpe estivali e tutto. Poco prima della strage di Piazza Fontana, dunque, Martino Siciliano esce di scena. Ma c'è un altro militante di Ordine Nuovo che fornisce importanti informazioni al giudice Salvini. È Carlo Di Giglio. Carlo Di Giglio è il centro fondamentale dell'indagine, della nuova indagine su Piazza Fontana. Era il logistico, il tecnico della cellula di Mestre Venezia di Ordine Nuovo. Preparava, modificava le armi ed era in grado di maneggiare gli esplosivi e di approntare congegni esplosivi per tutto il mondo di Ordine Nuovo. Racconta di come la struttura di Mestre Venezia avesse in quegli anni uno stretto legame di collaborazione con la cellula di Padova. Quindi parliamo di Fred Ventura. E poi il racconto di Di Giglio entra nella fase preparatoria degli attentati del 69 con un altro episodio fondamentale. Il gruppo di Mestre, unitamente a quello di Padova, allestisce una macchina, lui è presente e parte questa macchina carica di esplosivo e di quant'altro serve nel dicembre 1969 alla volta di Milano. Secondo Carlo Di Giglio, su quella macchina c'era l'esplosivo destinato a Piazza Fontana e alla Banca Commerciale di Milano. Delfo Zorzi, insieme con altri due militanti di Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni, vengono imputati per la strage. Sarebbero i complici di Franco Freda e Giovanni Ventura. Ma a distanza di 25 anni, le prove materiali delle rivelazioni di Siciliano e Di Giglio non esistono più. Sarà uno dei nodi su cui i difensori e gli imputati giocheranno le loro carte, accusando Di Giglio di inventarsi una serie di cose per tenersi al di fuori delle responsabilità. Assolve Maggi e Zorzi dall'imputazione loro scritta per non aver commesso il fatto ai sensi dell'articolo 530 secondo comma codice procedura penale. Tutti assolti, Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni, i tre neofascisti di Ordine Nuovo condannati in primo grado all'ergastolo. È corretto che nei loro confronti la Corte d'Assise d'Appello abbia pronunciato assoluzione per insufficienza di prove. Dopo 36 anni la strage di Piazza Fontana resta senza colpevoli. In serata infatti la Corte di Cassazione. I giudici però dicono anche altro. Dicono che gli ideatori della strage sono Franco Freda e Giovanni Ventura. Con le nuove prove ottenute negli anni 90 sono
chiaramente identificabili come una delle matrici di questo attentato. Abbiamo un quadro assolutamente storicamente certo del fatto che quegli attentati del 12 dicembre 1969 siano stati opera delle due cellule venete. La Cassazione lo scrive in modo molto netto, qui si dice che essi, cioè Fredde e Ventura, devono ritenersi, apro virgolette, responsabili della strage di Piazza Fontana e degli altri attentati commessi nello stesso anno. Cioè, in sostanza, la magistratura accerta che i responsabili sono loro. Fredde e Ventura, però, per la strage di Piazza Fontana sono già stati assolti in via definitiva. Non sono più processabili né condannabili. Per decenni, coperture, segreti e depistaggi hanno impedito alla verità di emergere. Ed è così che a 36 anni di distanza dalla strage si è arrivati a una sentenza paradossale. I responsabili sono stati identificati, ma non possono più essere puniti. Chiaro che non si può riprocessare le persone, però storicamente abbiamo ormai le prove definitive del fatto che fossero colpevoli. Abbiamo, come dire, una sorta di verità storica e non processuale. Abbiamo avuto la verità, ma non abbiamo avuto la giustizia. Hai un pensiero a quel punto, che sei stato tu ad essere condannato all'ergastolo per la colpa di essere vittima. Le tracce sono state raccolte, i pezzi del puzzle assemblati e, nonostante le lacune, il disegno è ormai chiaro. Quello che non ha potuto la giustizia potrà forse la storia. Intanto laggiù, nel dedalo di corridoi del convento di San Domenico, l'archivio di Perugia continua a custodire pagine oscure della nostra storia che aspettano solo di essere svelate.